Salve, prego. Questo è il mio spettacolo. Sei qui in amicizia, non è vero? Ti stavo aspettando. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia illuminante. Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Considerami come la tua guida verso l'ignoto, emozionante, sì, e spaventoso. Ma se avrai coraggio e mi permetterai di aiutarti, io posso farlo e tu aiuterai me. Ecco la carta che hai trovato. Il matto. Mi chiedo chi possa essere. Tutti riconosciamo un matto quando lo vediamo. Innocenza e libertà, o avventatezza e anche imprudenza. Spontaneità. Agire senza riflettere, con conseguenze di cui tener conto. Pensa. Pensa e non ti scottare. Posso mostrarti di più, se lo desideri. Questo è ciò che potrebbe verificarsi. Un possibile futuro. Un sentiero inesplorato. Guarda, guarda. Ci sono segreti da queste parti. Segreti e bugie. Strade da scoprire, su cui posso far luce, se me lo permetti. Aiutami ad aiutarti. Ricorda, ciò che non ti uccide, ti fortifica. Pace, amore. Vediamo, ragazzi. Sì, Hackett Quarry nel cuore. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici. Beh, alla fine sono solo ragazzi. Vedrai, gli passerà. Come a te con Emma. Cosa? No, non è la stessa cosa. Quindi non sei di malumore? Non sono di malumore. Abbiamo passato l'ultima notte insieme, va bene così? Oh sì, così bene che non rivedrai la tua dolce orsacchiotta speciale. Cazzo, ci hai sentiti? Ma scherzi, le pareti della casetta si reggono con lo sputo. Ok, smettila. Ok, piantala. Ciao, Emma. Ehi. Ok, direi che... Sai che esiste la consapevolezza dello spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Parla per te, insegna.
locale, la North Kill Gazette. Alcune balle di fieno prese a fuoco la sera del... Ehi, che stai... cosa ascolti? In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo. Buon per te. Jake, bagagli, muoviti. Ehi, una mano con i bagagli, magari? È che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo! È rotta! Dylan, aspetta! Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai! Che non va, si sta chiudendo... Dylan, aspetta! Scusa, amico. Ottimo, grazie mille. I cazzoni l'hanno chiusa. Davvero? Salto! Horror. Io odio l'horror.
Sei qui, Dylan? Posso occuparmi di uno stronzo per volta, Jack. Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan. E B è stato uno spasso. Oh, sì, certo, come no, uno spasso. Non l'ho deciso io. Ok, come ti pare, senti, mi aiuti o no? No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Ma che cazzo? Ok, che è successo alle scale? Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh, perfetto! A questo posto serve un restauro. Stare chiusi qui non deve essere bello.
Ok. Ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te, Emma. Ah, va bene, quindi sarei io quello che non dice tutta la verità, eh? Oh, non ci provare, non mi puoi fregare, Jake. Oh, scusa, ero distratta dalla rima e ho dimenticato cosa stavo... No, stavi giusto confidando a me che tu ti sei presa una cotta per Ryan. Aspetta, parliamo di Ryan, l'istruttore di vela con quell'aria sexy da sociale che non fa assolutamente per me? Ah, sexy, eh? Il più fico del campo. Ah, certo. Ehi, l'hanno detto le ragazze del settimo gruppo il secondo giorno. E c'è Ryan, poi vengo io, poi Dylan, Emma, Abby... Ok. Nick e poi Mr. H e... Ok, manca molto alla fine? Grazie. Ecco, finita. Erano tutti. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non... Ok. Lei ha detto... Ecco, come faremo in futuro a scuole diverse, bla bla bla. E allora io ho detto, ecco, sai com'è? Un rapporto a distanza, bla 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 bla. E lei era tutta... Jacob. Con quella faccia, eh? Già, del tutto senza pietà. Cavolo, certo che quella riesce a rigirarti proprio come le pare piace. Come cavolo è possibile? Ok, ok, sai cosa? Forse hai ragione, magari lei ha veramente dei superpoteri su di me. E sai che ti dico? Magari mi piace. Mi piace? Cioè, non mi sto illudendo? Cioè... Ok, wow, i fumi della gelosia mi stanno soffocando, aiuto! Scusa, cosa? È solo per dire che purtroppo ci sono ragazze che non possono puntare al pezzo grosso. Tu sì che ci sai fare, vero? Dico solo che non so perché non ci hai mai provato con Ryan. Dovevi cogliere l'attimo. Non si può cogliere un attimo che non esiste. Sì, ma non puoi nemmeno aspettare che venga da te. Devi creare tu l'occasione. Oh, giusto. Rincorri l'attimo per tutta l'estate come un cagnolino fin quando non ti scarica l'ultimo giorno. Ok. Non mi mancherai, Caitlin. Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci lascerà per strada? Valuta tu. Spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi. Ciò ti uccide? Ti fortifica? Beh, io non ho ucciso, per ora, ma sembra molliccio. Ehi, smettila! Ok, quindi, solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante, o non lo so... Togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake, tu lo sai che anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Beh, staremo a vedere. Questo sembra importante. Ah, cazzo. Ah, domani rimetto tutto quanto a posto, ok? Giurin giurello. Qui, belli miei. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacko! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh! Nick! Boh! Oh! Prendi questo! Oh, cavolo, bella presa! Idiota. Ti lancerei dei bigliettoni. Io ti sono circondata da idioti. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai colpa tua, vero?
Comunque, ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, colpito! Non rompere, coglione! Scusami, io... Pace e amore, non volevo ferirti. Siete pronti a partire? Dove sono tutti gli altri? Ora perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di, Nick, sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo, continua a sognare. Ehi là, festaiola! Aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Oddio, ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Stai scherzando? Questa cosa si chiama effrazione. No, si chiama rientrare in possesso dei nostri averi. Perché invece non ce la facciamo aprire dal signor Hackett? Ah, bidai, le nostre cose sono qui dietro. Scusa? No. Dobbiamo solo andare alla baita dal signor Hackett per farci ridare le valigie. Bene. Emma. Ok, allora... Beh, io controllo solo che non ci stiamo scordando nulla. Fai pure con comodo. Ehi! Smettila subito! Sarà strano svegliarsi senza gli annunci mattutini di Dylan.
Dylan non sarà felice di sapere che i ragazzi l'hanno lasciato qui. Lo dirò a Chris quando lo vedremo. Chi non ama le cacce al tesoro? Anche ad Hackett's Quarry ce ne sono molte. Ci sono segreti in questo bosco, segreti divertenti che, se svelati, potrebbero difenderti da procedimenti penali. D'altronde, le storie che ti porterei dietro rimangono solo storie senza una prova a sostenerle. È tempo di addentrarsi nel mistero. Scatta foto o trova prove rilevanti e potresti dimostrare la tua innocenza. Forse. Cacchio. Speriamo che Jacob non lo veda. Ma che cavolo è? È di Dylan? Nessuno ha strappato il primo posto a Caitlin per tutta l'estate. Sei pronta? Non ancora. Beh, ti aspetto qui. Finalmente! E adesso sciogli le briglie, vamos, hermana. Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Sicura di te? È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No.
E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Ottima guida, Tex. Cavolo. Allora, tanto per dire, mettiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob? In realtà, è molto dolce. Perché hai chiuso? Avventura estiva, viviamo almeno a 4 stati di distanza, lui è d'accordo. Eh sì. Ma vale per noi? Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no? Mi mancherai tanto, Abby. Oh, aspetta! Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Dobbiamo proprio tornare. Boh, pollice giù. Sono tutti là che ci aspettano. Nick non se ne andrà senza averti salutata. Cazzo, Abby! Oh! Per un pelo. Scusa, scoiattolo! La mia bimba deve dichiararsi a un ragazzo per la prima volta nella vita. Emma! Devo portarla a scoiattolare. Se non la smetti, ti butto fuori. Sì, me lo merito. Tranquillo, Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Affanculo. Idiota. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Ehi, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo! E i vostri bagagli? Mr. H ha chiuso a chiave la casetta. Perché ha paura degli orsi? A quanto pare. Non potevate entrare con la forza? Ok, se per Dylan questa era una buona idea, allora significa che abbiamo fatto la cosa giusta. Ai. Amo le mie idee. Ehi, avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà, stavo ascoltando un podcast. Oh. Un podcast, questo è figo. Di che parla? Già, di che parla? Magari di me? Tu credi che ascolterei un podcast che parla di te? Se ci fosse un podcast su uno di noi, sarebbe su di me. Certo, e sarebbe intitolato L'incredibile vita di una faccia da culo. Oh mio Dio, ma quanto sei infantile! Almeno io non ho la faccia come il culo. No, no, è un podcast sul paranormale. Un episodio su una leggenda del posto. La strega di Hackett's Quarry. La chi di cosa e dove, scusa? Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che pare ci sia una anziana che è morta in un incendio diversi anni fa.
Ora cerca nel bosco il suo bambino perduto. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trova in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega di Akatsuki. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Comunque, avreste dovuto vedere la prima volta che l'ha raccontata ai bambini del campo. Li ha traumatizzati a vita. Oddio, non a vita. Bisogna stare attenti con queste cose, tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, Hacchettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H! Forza, allora. È tempo di sloggiare. L'avremmo fatto se i bagagli non fossero sotto chiave. Come? Non mi sembrava, ma certo, Mr. H. Ci siamo, Mr. H. Scusi, signor Hackett, ma i nostri bagagli... Giusto, la casetta. Ci stiamo dando da fare, tranne Ryan, che prova a spaventarci con le sue strambe storie di fantasmi. Ok, ok, ho capito l'antifona. Cos'è questa storia dei fantasmi? La S di HQ. La strega di Hackett's Quarry, stavo solo... Oh, santa miseria, Ryan. E le chiavi del furgone, Mr. H? Ah, sì, giusto. Davvero, perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, Mr. H. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono? Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. E dai, ho chiesto una cosa easy. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia. Ci sto dentro, bro. Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così. 5 minuti, mi bastano davvero solo 5 minuti, bro. Ha detto no, Dylan. Sì, lo so, stavo solo... Va sul furgone, ok? Ok, Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Non mi vorrai licenziare? No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... Dammi un minuto, per favore, devo rispondere. Oh, sì, sì. Oh, scusa. Pronto? Che sono ragazzi. Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo entrambi. No, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. E certo, adios. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... ho sentito... Intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì? Cioè... Io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e
Mia madre non è presente, non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Scusa, ma è importante per me. Sai cos'è importante per me? Riuscire a mandare avanti al meglio il campo estivo. Devo ancora recuperare le perdite dell'anno scorso. Qui non ci servono bambini terrorizzati. Non hai idea delle chiamate dei genitori infuriati. Incubi, pianti, pipì a letto. Pensaci quando racconti una delle tue storielle sulla... La strega di... Senti, usala quella testa, ok? Fa lavorare bene il cervello. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Devi capire che le tue azioni hanno delle ripercussioni. È fondamentale per un tutor, per un capo. Già. Limitati al kumbaya la prossima volta. E sarebbe? Non si canta più il kumbaya? Santo cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Davvero, Chris? Dimmi, che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. E senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai. Dammi un minuto. Ma si può sapere dove le ho messe? Mi saluteresti, Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Ne rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager, dico bene? Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ho aperto il furgone, ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui... Dove le avevo lasciate? Squagliamocela. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene, perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa! E le nostre borse! Emma, te le dovrò spedire domattina come prima cosa. Non me ne vado da qui senza... E invece è così che andrà. Su, Jacob, metti in moto. Qual è il problema? Cacchio, non lo so. Penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, scendi. Ho capito. Porca... Tutti indietro, forza. Jacob, no, fermo. Ci penso io.
Porca troia, ti ho detto fermo! Merda! Questo coso è andato. Ok. Non è un problema grave. Passeremo un'altra notte qui. No! No! Stai zitto! Fammi pensare. Ok, calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. Ryan, vieni un secondo. Devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte. Nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok. Domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Promettimi che lo farai. Sì, certo. Sì, non usciremo. Ecco, bravo. Chiudi le porte e vedete di non fare troppo rumore! E quindi... che diavolo voleva? Ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma! Stiamo scherzando? Che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure possiamo fare qualcos'altro. No. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva? Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. No, grande. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Em? Tu che dici? Sì, ci sto. Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... e quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, guarda, ma... che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere paparino. Sì, scusa se tengo a queste cose. Oh. Senti, fate quello che volete. Oh. Io faccio come ha detto Chris. Ryan, e dai, amico. Aspetta. Eh?
Ok, 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 accattieri! Comitato della festa, forza, dai! Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, boh, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo! Speravo nel tuo ritorno qui da me. Vediamo cosa hai trovato. Temperanza. Avere equilibrio. Consumare con moderazione. O viziarsi nell'eccesso. Temperanza. Prendere o lasciare. Ma ricorda, certe volte... Con la temperanza arriva una tarda gratificazione. Posso mostrarti dell'altro, se lo vuoi. Speravo dicessi così. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E trova anche le mie carte.